Ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Allora, oggi vi faccio un video un po' diverso, però ho deciso di mettere nella categoria dei temi importanti perché comunque vado ad affrontare alcune sfere, alcune cose che in un certo senso questo video può rientrare in quella categoria lì. Di tutte le persone che andrò a nominare, oggi vi faccio il video dei miei YouTubers preferiti perché ci tenevo tanto, non lo so, era una cosa a cui tenevo, quindi sono qui per registrarvelo. E di tutte le persone che citerò, penso che ciascuna di loro abbia tantissimi pregi e qualcuna o alcune, magari qualche difettuccio, soprattutto magari qualcuno in particolare che potrebbe migliorare. Non credo che andrò a dirvelo, magari lo farò in modo costruttivo, ovviamente, però sappiate che su qualcuno, su qualche aspetto, dal mio punto di vista, ci si può un po' lavorare. Detto questo, sono felicissima di nominarvi queste persone perché nutro tantissima stima nei loro confronti, le seguo molto volentieri, anche mi fanno un sacco di compagnia, trovo che i loro contenuti siano molto costruttivi, utili, interessanti, educativi per tantissimi aspetti, quindi sono molto fiera e felice, quindi buona visione e buon video. Qui me li sono scritti tutti sul fogliettino così ora ve ne parlo insieme a voi. Scusate tra l'altro se per 3 video mi sembra avete avuto questa location di camera mia, ma li sto registrando verso sera, di sera. E comunque alla fine le location sono quelle, farò, promesso, promesso vi porterò dei vlog, dei video in altri posti, eccetera, ma attualmente anche per il caldo, per una serie di motivi non ce la faccio. Allora, partiamo dal primo, YouTubers, che l'ho messo anche come primo perché è proprio grazie a questa ragazza che io ho scoperto YouTube, penso comunque ormai 5 anni fa sicuramente, anche se prima comunque non sapevo l'esistenza di YouTube o comunque era un social che non utilizzavo, proprio zero, ed è Adriana Spink. Per ogni YouTubers vi lascio magari qui la loro pagina, il loro canale, così potete andare a seguirli se magari ciò che dico vi può incuriosire. Adriana Spinks è una content creator che tratta tematiche beauty. Adesso non ci sono così tanto affezionata come quando avevo cominciato a vedere i suoi video e questa è una mia prima critica, ma ovviamente costruttiva e non vuole sminuire la sua persona. Diciamo che mi piaceva molto di più all'inizio rispetto che adesso, almeno secondo me, perché i suoi video magari erano un po' più alla buona, adesso stanno diventando un po' più statici, un po' più standardizzati e con un contenuto esclusivo make-up, come è giusto che sia, fa anche molte collaborazioni, ma va benissimo, però mi piacerebbe un pochino di più che lei portasse anche quella parte che portava un tempo di se stessa, cioè magari un video chiacchiericcio, un video dove raccontava un'esperienza, un vlog, una cosa un po' più proprio alla buona, cioè non per forza che fosse un contenuto beauty, perché io mi sono iscritta al suo canale sia perché mi piace tantissimo lei come content creator, come YouTubers, ma anche per il fatto che proprio ci tenevo al fatto che lei portasse dei video appunto con la sua persona, perché penso che sia una persona veramente fantastica, cioè molto bella, e quindi per questo mi è un po' dispiaciuto. È una mia critica, un mio appunto, ma questo non vuol dire nulla, cioè è un mio pensiero. Proseguiamo e abbiamo Aliluvi. Aliluvi è una ragazza che si chiama Alice Luvisoni, se non sbaglio. Trovate sempre qui il canale se siete interessati. Lei mi dispiace che non pubblichi frequentemente, quindi questa è una pecca alla quale faccio riferimento soprattutto al secondo gruppo di YouTubers che vi cito dopo. Però mi dispiace perché a me i suoi video piacciono molto e quindi il fatto che ne faccia pochi mi dispiace. È come se una persona mi segue e vede che io faccio pochi video e quindi non può avere la mia compagnia, magari così, ovvio che secondo me gli dispiace. E volevo dirvi anche che questo video, quando sempre andate a vedere la mia descrizione del canale, vi dicevo che facevo video tanti anni fa, ma non li caricavo su YouTube. Ho fatto questo video, l'avevo già registrato, però era completamente diverso rispetto a quello che sto registrando adesso attualmente, però così avete un'idea, una cosina. Allora,
Cioè, per dirvi, nel senso che l'avevo già registrato, questo è un secondo registrarlo, però poi anche le mie idee su queste persone o anche i loro contenuti sono un po' cambiate, quindi ci sta questo evolversi. E poi lo faccio anche perché, come a me YouTube piace tantissimo, porto dei contenuti, eccetera, secondo me trovo una cosa anche giusta e intelligente, anche consigliarvi magari delle persone, dei content creator che a me ispirano molto, no? Alice Lovisoni è una ragazza che porta vlog, what eat in a day, magari qualche video skincare, makeup. A lei piace molto la musica jazz, quindi i suoi video trasmettono veramente una calma, un relax, una tranquillità che mi piace tantissimo. Li farei anche durare ore, come a un'altra youtuber che sta per arrivare. E quindi niente, è super consigliata. Se avete piacere, la trovate nel suo canale. Ho finito l'università, era una studentessa universitaria, quindi la seguivo anche un po' nel suo percorso che ha fatto così all'università, perché ti fa entrare anche in un'ottica di sessioni di studio così, che sono molto utili e interessanti. E quindi niente, se avete piacere la trovate su YouTube. Le prime persone, cioè quelle che vedete in questo inizio video che io vi cito, sono quelle alle quali sono magari più legata, più affezionata, se vogliamo così dire, sicuramente. Quelle che vi dirò alla fine, un po' meno, anche per il fatto che pubblicano poco, e il fatto di pubblicare dei contenuti o esserci per me è fondamentale, perché ok che è una cosa social, è una cosa web, però io che comunque vi carico praticamente un video al giorno, è faticoso, ha il suo lavoro, il suo impegno, però essendo che è una cosa che faccio per passione, mi piace tantissimo, non mi pesa. E quindi queste persone mi piacerebbe che vi cito dopo, che fossero molto più presenti a livello di video o su Instagram, ma su Instagram le storie non mi sono mai piaciute perché durano poco, non hai la possibilità di raccontare bene un tuo pensiero, di esprimerti al meglio, cioè secondo me puoi magari mettere qualcosina, ma non è come YouTube, dai, ve l'ho sempre detto e sempre lo dirò. Poi abbiamo il canale di Venti, che è l'ex canale di Sofia Viscardi, che c'è una ragazza che si chiama Elisa, se un giorno guarderà questo video, ciao Elisa, che mi aveva consigliato un libro di questa YouTubers. Lei è pazzesca. Allora, una volta caricava anche lei una specie di come Alice, soltanto che è un po' più particolare, con delle sue emozioni, e soprattutto trattava anche delle tematiche molto interessanti che mi incuriosivano sempre un sacco, mi piacevano molto. E soprattutto ha fatto anche un film, ha scritto due libri che vi super consiglio, e ce li ho anche qui se non sbaglio, che attendete un attimo. Mi è venuta ora in mente l'idea, sono questo qui è Abbastanza, e poi c'è anche Succede, se non mi sbaglio. Sì, quindi se avete piacere lo potete acquistare, bellissimo, anche il suo primo libro. Adesso ha rivoluzionato il suo canale, lo ha rivoluzionato perché c'è un canale di 20, quindi è un team di ragazzi che fanno questo proprio come lavoro, e si vede perché i contenuti sono super di qualità. Ieri sera mi sono fatta una super maratona dei suoi video perché me li ero persi. Ho guardato tutti quelli della psicologa Chiara perché mi sono piaciuti tantissimo. Poi trattavano tematiche quali l'ansia sociale, aspettative genitoriali, sì. Il fatto di noi come esseri umani, come siamo anche nei social, l'intervista con Gaia, con San Giovanni, con Madame, mi sono piaciuti tantissimo, li super consiglio. Purtroppo questo è un canale molto professionale, molto intelligente, molto attento, curato, mi piace davvero tanto, trattano proprio dei temi, fanno anche dei video belli, costruttivi, interessanti, che mi piacciono molto. Quindi se avete piacere lo trovate anche questo sempre su YouTube. Proseguendo abbiamo il canale di Chad, che è il marito, e Chiara Paradisi. Lei è la mia YouTuber preferita in assoluto. È una ragazza alla quale auguro veramente il meglio. Nutro tantissima stima per lei. Mi piace tantissimo, carica vlog, video tipo la posta dei tesori dove tratta varie tematiche, però è una persona vera, sincera, umile, gentile, mi piace tantissimo. Ha, come tutte le persone che vi sto citando, pregi, difetti,
magari qualcosina in cui potrebbe migliorare, però veramente ve lo giuro, è la mia YouTuber preferita. Anche il suo ragazzo, suo marito, è dolcissimo. Vi consiglio tantissimo di seguire quel canale, quella famiglia, la loro storia, il loro racconto, le loro emozioni, perché sono veramente bellissime. Ed è anche un po' la mia musa ispiratrice, non so come dire, però è anche lei che mi ha dato un po' il coraggio di aprire questo canale, di aprire di approdare qui su YouTube. Però veramente nutro tantissima stima per lei nei suoi confronti, quindi sconsigliatissima, anche se volete bene a me, seguitela soltanto perché veramente mi rende felicissima quella ragazza ed è dolcissima, quindi, cioè, bellissima. Forse tutte le persone che vi cito sono delle ragazze, due ragazzi, tre, boh, però alla fine non guardo tipo ragazzi, ragazze, soltanto che per i personaggi che ho avuto fino ad oggi l'occasione di incontrare qui nei social, questi che vi cito sono quelli a cui mi affido di più, pongo più fiducia, mi trasmettono più cose, sono più veri e sinceri, perché poi magari ce ne sono tantissimi altri, però che hanno altre loro caratteristiche, no? Non c'è altro da dire, comunque, assolutamente, super, super, super consigliata, veramente mi fa super piacere anche avervene parlato di lei. Seguendo abbiamo Clio. Clio è una content creator beauty makeup che mi piace tantissimo, anche lei è super consigliata. Mi piace molto anche la sua sincerità, la sua spontaneità, il fatto che sia una mamma, una ragazza molto sincera, giovane e umile, educata, e mi piace molto il suo modo e il suo approccio al trucco, anche una sua linea di bellezza, di cosmetici. Mi piace il fatto che lei dosa. Non è una persona che vuole strafare anche proprio nei suoi look, nei suoi make-up. È molto responsabile, gentile, quindi anche lei super consigliata. E poi mi piace molto anche i contenuti che porta, i momenti nei quali si confida, nei quali pone fiducia anche nel pubblico che l'ascolta, perché anche questo secondo me è una cosa abbastanza importante, quindi sono molto fiera e felice di lei. Poi abbiamo Lea Cuccaroni. Lea Cuccaroni è una ragazza molto simile ad Ali Luvi, che mi piacerebbe che pubblicasse anche lei un po' di più. Sono molto affezionata a lei e potrei dirvi che anche lei fa vlog. Anche lei è molto umana come ragazza, è una ragazza molto responsabile, matura, intelligente, però molto umana, molto alla buona e che ti fa capire che nella vita puoi sbagliare, puoi fare degli errori, può esserci qualcosa che non va, qualcosa che va nel verso sbagliato, perché lei ha cambiato università, perché si è accorta che il percorso di studi che aveva scelto non era quello più affine a lei, no? Quindi anche questo, proprio l'umanità di quella ragazza, di quella persona, mi piace veramente tanto. Parlo delle ultime due YouTubers, perché poi gli altri sono in un'altra sezione per me, perché purtroppo non caricano, caricano pochissimissimissimo, e quindi non ho lo stesso tipo di rapporto o le stesse possibilità per raccontarvi le cose come di queste persone, perché non ho tutto questo legame, tutta questa fiducia, questa onestà che magari traspare in queste persone qui. Michela Parisi è una quasi mamma, è una ragazza molto in gamba e ve la super consiglio perché i suoi contenuti sono molto di qualità, professionali. Si vede che porta anche dei contenuti lavorativi, giustamente, però dà importanza a ciò che fa. Cioè, lei non fa le cose a caso e mi piace il fatto che cioè, consiglia magari delle ricettine, delle cose, si passano dei momenti insieme a lei, però è una persona molto matura. Anche con la frequenza dei video ci siamo. Niente, questo, non ho altro da dirvi. Ve la consiglio molto, molto onesta, sincera, molto serena, tranquilla. Quindi anche lei, se avete piacere, la trovate. Magari per le ragazze un po' più grandi o comunque per le mamme anche, potrebbe essere più uno spunto come YouTubers da seguire. Concludiamo con la parte finale. Allora, i content creator che vi cito adesso sono dei content creator che pubblicano molto molto poco, o comunque alcuni, o comunque non sono costanti, non pubblicano più, non lo so, però non ho lo stesso tipo di legame, ma comunque i loro video mi fanno molto piacere e quindi mi sento comunque di consigliarveli. Elisa Maino c'è e non c'è, quindi, però video veramente molto belli, ragazza molto solare.
Ilaria Rodella, anche lei è una persona molto umana, però carica poco e quindi non ho lo stesso tipo di feeling, magari come Adriana Spink, perché sono amiche tra loro. Iris Ferrari non carica più, però i suoi video mi piacevano tantissimo e quindi se un giorno vedrà questo video, se ricarichi, ritorni su YouTube, mi fa super piacere. Lei aveva detto che faceva questa assenza per il fatto che non se la sentiva più, non era un social che le apparteneva, oppure magari non aveva più, cioè non fa le cose forzate ed ha ragione. Però sì, se torna l'aspetto volentieri. E volevo dirvi anche un'altra cosa. Io tutte le persone che vi cito, magari alcune hanno più iscritti, altre meno, altre più visibilità, più famose, no, non guardo mai in un canale nel quale mi iscrivo, in una persona che seguo o in un contenuto che mi fa stare bene, se quella persona ha 10.000 iscritti oppure ne ha 300.000 oppure ne ha 900.000, è una cosa che proprio non mi interessa assolutamente nulla. Poi abbiamo Marta Cerreto, anche lei sempre con Adriana Spink, Ilaria Rodella, però carica poco, ma è una ragazza veramente divertentissima, quindi ve la consiglio anche lei molto. Nicole Pallado, purtroppo anche lei non fa credo neanche più video, però anche lei è una ragazza molto, come posso dire, alla buona e da cui si può imparare tanto, anche se non sembra. Molto gentile, onesta, sincera, genuina, una persona molto genuina. Riccardo Benedetti è il ragazzo di Miei Satani, lui cerca di caricare il più che riesce perché ha anche altri impegni, cioè il suo lavoro, la sua università, eccetera, però anche lui è un ragazzo dolcissimo, gentilissimo. Poi abbiamo Sofia Tellerive che non so se è sparita, non la trovo più, però anche lei mi piace tantissimo, anche la sua compagnia è veramente molto bella, genuina. Poi abbiamo Vanessa Ziletti, anche lei sempre del Circolo, Ilaria Rodella, Marta Cerreto, Adriana Spink, sono tutte loro. Lei carica dei video, anche una sua linea di cosmetici, come Nicole Pallado. Mi piace molto, però mi piacerebbe che caricasse di più. E anche lei, come vi dicevo, anche per Adriana o le altre youtubers, mi piace molto che una persona condivida anche un po' la sua parte umana, una giornata assieme, un suo pensiero, alcuni video che porto io dove tratto delle tematiche, cioè non so come spiegare, però Chiara Paradisi è proprio il top del top, quindi le persone che si allontanano da lei come stile poi si allontanano anche un po' da me, non so come spiegarvelo, però comunque super consigliata. Poi anche Virginia Montemaggi non carica pochissimissimo, un video al mese credo, neanche. Comunque anche lei magari all'apparenza potrebbe sembrarvi una persona un po' che, non lo so, dura, boss, per farvi l'esempio. In realtà non è assolutamente così, cioè si capisce, è una persona molto umile, onesta, responsabile, intelligente. E infine, qui ho concluso. Spero che il video, anche se magari più sereno, più tranquillo, così di consiglio, dove vi racconto queste cose, vi sia piaciuto, perché comunque anche da persone che non siamo noi si può imparare, eh. Quindi io dico, tratto delle tematiche, porto i miei video, racconto delle cose, però perché una persona non può anche avere una visione al 100% di me con anche queste persone che secondo me sono molto speciali. Infine, se andate su TikTok, sapete che non è uno dei miei social preferiti, però ci passo un po' di tempo perché comunque è un passatempo, comunque ci sta, è divertente, molto simpatico. C'è un ragazzo che fa morire dal ridere e è divertentissimo, simpaticissimo, solare, nutro tantissima stima per lui, Matteo Varotto, penso si chiami, vi lascio comunque il tag sempre qui. Se avete piacere di supportarlo, anche lui è super simpatico, però lo trovate su TikTok. Non amo consigliarvi gente da altre parti, perché sapete che YouTube è il mio social preferito, sapete che poi anche dietro ad ogni schermo c'è una persona diversa, quindi anche magari le cose che vi ho detto non sono realmente così, però almeno quello che a me arriva è questo. E credo comunque che sia al 95% corrisponda alla realtà, o comunque quello che si può trovare con loro nella loro vita reale. Niente, spero che vi sia piaciuto, così un po' diverso dal solito ma tranquillo, e vi aspetto domani o comunque prossimamente con un nuovo video. Un bacione, ciao ragazzi!